Oh, chi si rivede? Questa volta senza telecamera, perché tanto un giro del genere la telecamera non ci va. Poi ditemi voi. Però siccome credo che gli episodi saranno tantissimi, non voglio mettere la telecamera. Allora, come vedete c'è già me. Abbasso un attimo il volume. Dicevo, come vedete, ci sono già dei file avviati. Questa è una partita di un mio amico, questa è la mia partita, dove ovviamente ho fatto quasi praticamente tutto, e questo è quello che faremo noi, che ho riservato proprio a voi. Oh. Oh. Qui dovrebbe essere tutto a posto. Le challenge, Madonna, ci sarà da rifare tutte le challenge anche, ovviamente. E si parte con Isaac perché non c'è nessun altro. Direi a difficile, ovviamente. Oh. Oh, subito una bella maledizione. Allora, parliamo un po' di questo gioco. The Binding of Isaac è un capolavoro. Non c'è niente da fare. Prima cosa da dire, ma non... Che, perché sono entrato nella stanza segreta? Sul serio? Oh, non mi era mai successo questa cosa. Ecco, per l'appunto, stavo per dire, The Binding of Isaac è un gioco... Non troverete mai una partita uguale. Cioè, credo sia impossibile o improbabile, se non si va a mettere il seed preciso, che il seed sarebbe quel numero in alto a sinistra, lì HB, HBDP9DP. Se mettete quello, farete la stessa identica partita con gli stessi oggetti che troveremo e tutto che sto facendo io. Allora, che c'è da dire? The Binding of Isaac significa, credo, lo stesso titolo che avrò dato al video, il sacrificio di Isacco. La modalità difficile non cambia molto, solo aumenta il numero di campioni che ci sono nella partita. I campioni, a differenza dei mostri normali che fanno un cuore di danno, i campioni ne fanno uno intero. E lì ho preso esattamente, oddio, che schifo. Hello Flies, no, insomma, proprio schifo no, però cioè, sono due pretty fly che girano intorno. Queste mosche ci proteggono dai colpi dei nemici. E questi sono fantastici nemici che scureggiano. Sì, perché è un po' malato questo gioco. Già un bambino che sconfigge i nemici. Due stanze in questo modo. Già un bambino che sconfigge. E allora? Che sconfigge i nemici piangendogli addosso. Figurati se non ci dai metti anche gente che scureggia. Poi non mi stupirei se questi fossero peni che spuntano dal terreno. Vedete che la mosca ci ha salvato da quel colpo. Vediamo di non fare figuracce subito nel primo video. Non sono forte a questo gioco, ma non mi reputo nemmeno scarsissimo. Diciamo, ecco, questi nemici si chiamano gli hopper e quando prendono fuoco rompono il cazzo in modo incredibile. Dico cazzo perché scusate, ma sì, è vero, proprio rompono. Ecco, un campione che piglia fuoco e proprio gli amici muoiono. Vedete che mi ha tolto un cuore blu intero di danno. Maledizione. Cos'è di importante dei cuori blu? I cuori blu permettono, se non prendiamo danno, cioè permettono di non prendere danno ai cuori rossi. I cuori rossi, quando prendiamo danno, che succede? Diminuisce la probabilità di avere dei patti con il diavolo. Che vedrete come funzionano. Muori. Oddio, quanto ci vuole. Hanno una quantità di HP quando pigliano fuoco. Fuoco, per favore. Già è complicata la faccenda. Ancora non sono finiti. Ma guarda. È incredibile. Oddio santo. E due rossi.
Andiamo a combattere il boss, Gurglings. Eccolo là, bello bello. Spara mosche e lascia quella scia, ma che cavolo! E lascia quella scia che fa danno. È un boss molto noioso perché quando gli spari si muove anche magari precisamente dove stai andando te. Se riuscissi a far fuori almeno uno, molto noioso come inizio. Non abbiamo provato oggetti di danno, non abbiamo provato niente, abbiamo provato un oggetto che ci protegge dai colpi. Che ripeto, potevamo trovare tranquillamente nelle altre fasi, tramite pillole o slot machine. Dai, muori. C'è un caldo incredibile, sto tenendo la finestra aperta perché si regge, se no. Oh. Non ho letto come si chiama e non me lo ricordo, ma adesso i pugni di fuoco, no, a parte quello, ci ha dato un cuore nero, ha aumentato la nostra malvagità, si dice così, e in più ci ha dato quel 3 bombe che una era doppia, quindi 4. Adesso andiamo a vedere quella stanza che c'era lì all'inizio, che sono quasi certo che non sia il negozio, perché in ogni piano c'è un negozio e un che cazzo e un item room. Poi altra cosa che voglio fare, no, non ti volevo dare una chiave, non ti volevo dare una chiave, niente da fare, non guarderemo se c'era la libreria perché ho donato una chiave a quello e una chiave a noi ci serve per il prossimo livello. Ma che cazzo, vediamo questa pillola, feromoni. Se la usiamo in una stanza tutti i nemici si innamorano e si attaccano fra di loro. E se non c'è nessuno crede inseguono noi. E questa è la carta di Empress. May your rage bring power. Troppe informazioni tutte insieme, vero? Oh, Curse of Darkness. Ah, ecco un'altra cosa che fa la modalità difficile. Mette le maledizioni a go-go nei piani. Justice, usiamola subito. Justice, ecco, fa apparire degli oggetti a caso, un po' di tutto. Utile sì e no. Meglio di un cazzotto in un occhio, insomma. Ovvio. Speriamo di trovare un oggetto buono almeno qui. Non ce la farò mai a distruggerla. Mai e poi mai. Queste rocce con le X, prima non l'ho detto forse, mi pare proprio di non averlo detto. Le rocce con le X, tipo questa, vedete, anche se è buio, contengono cuori blu o insomma oggetti, sono tinted rock si chiamano. E contengono più che altro cuori blu, ma a volte anche ceste, bauli, oggetti. Dico ceste perché lo sento dire... E porca puttana, mi hanno chiuso lì, ma te ne rendi conto, io li odio i ragni, odio i ragni, odio qualsiasi tipo di ragno, non nella realtà, in questo gioco. Giù, chiavi. Dico ceste perché lo sento dire da un altro youtuber che ho seguito a fare The Binding of Isaac, che si chiama, il canale si chiama Bob Team, lui si chiama Fab, e... fantastico, grandissimo, mi ha insegnato tante cose che non sapevo di questo gioco, quindi se vuoi andare a dare un'occhiata anche a lui. Oddio, voglio il danno aumentato, non si può continuare in questo modo. Poi ovviamente verranno video lunghissimi perché carirò. Oh, non mi ricordo come si chiama anche questo. Ah, Cupizzerro. Fa sì che le nostre lacrime attraversino, penetrino i nemici. Niente di che, ma... entriamo qui. Oh, una bella troll bomb. Telepills, perfetto, stavo per dire, se ci fosse una... Ma cavolo! Ok, la probabilità... Intanto abbiamo sbloccato Lazzaro. Perché abbiamo 1, 2, 3, 4 cuori scudo.
sarebbero quelli blu o quelli rossi, sarebbero quelli blu o quelli neri, insomma. Qui c'è Steamy Sale, che ci permette di pagare la metà del prezzo le cose che sono nello shop, e non possiamo combattere. Abbiamo perso l'oggetto che ci darà il boss, che ci avrebbe dato il boss nel livello, perché siamo entrati in una I Am Error Room, che è una cosa alquanto improbabile, probabile ma alquanto improbabile, e dai, siamo nelle caverne. Curse of the Blind. Non ricordo cosa sia Curse of the Blind, credo il non poter vedere quali oggetti raccogliamo. Non i consumabili come monete o chiavi, ma gli oggetti delle item room. Le item room sono quelle stanze gialle, che è una goduria entrarci ogni volta. C'è una quantità di oggetti in questo gioco incredibile. E il modo in cui cambia il nostro personaggio è fantastico. Cioè, vedi, io sono passato da essere un semplice bambino normale a essere un indiano con un bollino degli sconti 50%, coi pugni di fuoco e le mosche, e due mosche gli girano intorno. Oh. Contro di lui questo potere è utile. Non facciamo molto danno, ma meglio di niente. Direi che, dato quante chiavi abbiamo. Forse era meglio se non lo raccoglievo. Perché giocando su PlayStation 4 non ho idea di come si lasci la roba. Cazzi. So che su computer può essere abbandonato la roba, gli oggetti possono essere abbandonati. È orribile questo trinket. Non c'è da spiegare quello che fa perché si vede. Ecco, in una stanza del genere è ancora meglio. Non so se ce la faremo, alla prima a battere la mamma. Credo di sì, Io andavo molto sul sicuro, però, sai, sicuro c'è poi cose nella vita, se non una e basta la morte, poi appunto, per rimanere in tema della fine, si potrebbe fare in questo luogo. Oddio. Madonna santa, è un patimento. È un patimento. Non lo devo più prendere. Non so nemmeno io perché l'ho preso. Fammelo vedere, però. Ringraziatemi perché ve l'ho fatto vedere questo oggetto. Oh, una troll bomb, e vai. Mi ci voleva. Prima di andare a battere il boss, voglio prendere un oggetto. Cioè l'oggetto dell'item room. E potrei anche entrare nello shop. Se trovassi un altro centesimo, avrei l'oggetto speciale sicuro. Ah no, siamo all'inizio, quindi ancora non si sa se c'è in vendita. Porca troia. No, la porca troia non la vendono. Ma Maremma infame, io spero siano morti tutti. No, ovviamente no. Sono stato buttato fuori dalla stanza mentre esplodeva tutto. E la porta aperta. Madonna santa, guarda, mi fanno girare i coglioni queste cose. Proprio in un modo incredibile. Che casino. È inguardabile questo trinket. Cioè sì, è guardabile, ma è insostenibile, ingiocabile. Oh, non ci voglio vedere. Tre insieme sono esplosi. Subito, subito, prendi questo. Allora, questo trinket... E vai. Questo trinket che fa di bello? Safety Hat. Oltre a darci... Oh! Ecco, ora ci ha dato un potere dei funghi. Io devo prendere un centesimo perché voglio l'oggetto. Sì, non so cosa sia, ma lo prenderò. Va bene. Hive Mind, perfetto. Giant Spiders and Flies. No, non ha aumentato la grandezza delle nostre mosche. Credo, mi pare di no. E questo è Odd Mushroom. Che aumenta il danno, ok. Sì. E dovrebbe diminuire un po' il rateo, non lo so, non ricordo bene l'effetto di Odd Mushroom. Ci ha dato un HP anche, sembra.
parte che i funghi tutti, quasi tutti, tendono a darci una capa in più. Dicevo appunto, rompere i funghi nelle caverne serve perché, oltre a dare delle pillole, come avete visto, danno, a volte lasciano anche il trinket safety hub, e oltre a quello lasciano anche ecco last, e oltre a quello lasciano anche la velocità diminuita. È un porca troia questo nemico. Oh via, ce la fo a dirlo, eh. Oltre a quello lasciano anche, grazie della Telepils, non ce la fo a dirlo perché mi sono scordato quello che volevo dire. Oltre a quello lasciano anche gli oggetti come quello che ho trovato nell'item room adesso. Il più perfetto sarebbe Magic Mushroom perché ci aumenta tutte le statistiche oltre a un HP, che è l'effetto che abbiamo dentro a questa stanza, che ce lo dà Safety Hub, che ogni stanza dà un effetto dei funghi a caso. E questa è The Hanged Man. Ma The Empress che fine ha fatto? Mi chiedo io. Sul serio, The Empress? Dove l'ho posata? Ah, nella stanza di sacrificio di là. Giusto. The Hanged Man ci rende volatili. Senti come lo stavo per dire, ci rende volatili. Ci rende, sì, se per sé ci rende volatili, però ci dà la possibilità di volare nella stanza in cui la usiamo e poi finisce il suo effetto. È utile come un cazzotto in un occhio. Cioè, è utile sì e no. Mi porto dietro Telepils io. Che vediamo se ci serve, perché Telepils in qualche stanza del sacrificio che okay, è molto utile. Ok, ho una bomba e credo che la userò proprio qui, per far esplodere i funghi e far vedere che quello che ho detto prima vale poco, perché su quattro funghi non abbiamo trovato un cazzo. Ci vuole anche fortuna a questo gioco. C'è niente da fare. La fortuna è un fattore abbastanza di rilievo. Ed ecco Chubb. Questo boss ha una particolarità, oltre che è molto carino e quando si incazza è molto orribile, e abbiamo una velocità schifosa. Facciamo proprio pena a velocità. Sì, è inutile far fuori i suoi minion perché tanto le rifà, ma io insisto a colpirli. Se li mangi da te, guarda. E Cupido è buono anche contro lui. Cupido è buono contro chiunque, è un grande oggetto. Non buonissimo, ma buono. E questo è un coscio di pollo andato a male, che ci ha dato un HP in più e basta. Con tutti gli HP che abbiamo, possiamo prendere un patto col diavolo, che però, non sapendo che cos'è, non lo prenderò. In pratica, i patti del diavolo col diavolo come funzionano? Io gli dono un cuore dei miei rossi che ho preso adesso, un contenitore dei cuori. E lui mi dà quell'oggetto lì, che io non sapevo cos'era, quindi no. Mi dispiace, ma non ho accettato. Oi, oi. Siamo al secondo livello delle caverne. E tutto va bene. HP ci sono, la partita sembra andare abbastanza bene. Il danno manca, abbiamo trovato solo Odd Mushroom, che ci ha dato un po' di danno. Speriamo bene. Quel patto del diavolo poteva essere qualcosa di buonissimo o qualcosa di schifosissimo, quello è il problema. Cioè, di schifosissimo in sé per sé non c'è quasi niente col patto del diavolo, però non sapere né leggere né scrivere, lasciamolo stare. Ci sarà tempo di farli i patti del diavolo nelle prossime partite. Ora tanto c'è da arrivare solo la mamma, sicché non preoccupiamoci, come ha fatto a non prendermi. Perfetto. C'è un trinket molto buono che è collegato alle merde che quando troverò ve lo farò vedere. Pyro? No, come si chiama? Boom. Pyro è quello che ne dà 99. Boom da 10 bombe. Basta. Stiamo trovando i potenziamenti da schifo. Ah, ci vuole pazienza, ci vuole pazienza, ci vuole pazienza.
Meno male c'ho ste due mosche, guarda, l'ho tanto sgraffiata all'inizio, ma sembra ci stiano aiutando tanto invece. E vabbè, soldi non ci so. Lo so, potrei rompere tutte le cacchette e tutte le cose, perché nelle cacche rompendole ci si trova o cuori rossi, o monete, o con una percentuale molto più bassa, cuori blu. Quello dipende anche dalla vostra fede o dei valori, insomma, molto strani. Fuori uno. Odio questi qui perché c'è da aspettare l'eternità per colpirli e loro ovviamente nel frattempo dell'eternità vi fanno male. Paralysis è inutile, vi ferma per un secondo, basta. Cioè, ci sono alcune pillole. Le pillole sono pressoché odiose. Imparerete ad odiarle durante tutto il gioco, ma ci sono degli oggetti che le rendono abbastanza buoni. Tipo PhD, che prima o poi troveremo. Ma non buttiamo troppa carne al fuoco. Diciamo solo quello che vediamo nella partita. Telepills potrei usarla anche lì dentro. E credo proprio che no, non si può chiappa danno in questo modo. Cioè, sto facendo schifo. Ah no, non posso entrare lì dentro, niente. Quindi Telepills non la uso, non avevo visto che era una stanza della sfida con i boss. Se quello è lo shop, qua non c'è lo shop, ma c'è una bella libreria. The Magician fa sì che le nostre lacrime seguano i nemici, l'ho usata perché non ci serve. The Tower evoca bombe in tutta la stanza, The High Priestess e The Devil. Prenderemo The Devil e vi farò vedere il suo effetto tra un po'. È lo stesso effetto di un altro oggetto e c'è, non so se prendere quel barbone, ma sì, lo farò esplodere. Lo farò proprio esplodere, sai? Una troll bomb. Sì. È incredibile, questa stanza è incredibile. Non so come fare a non prendere danno in quella stanza, perché sono voluto entrare qui e ho detto visitiamole tutte, tante volte ci sia qualcosa, sai, di utile in queste stanze di merda. Dai, su. Ne avessi preso uno. Oddio santo. E benedetto. Angeli custodi, tutti quanti, datemi la mano. Oh, mosche grandi. Bello, ringraziare Dio, chiedere aiuto a Dio e poi ringraziare le mosche è una cosa. Top, spento. Non ho nemmeno guardato e c'è e non lo voglio neanche sapere. Non commento. Non commento. Non commento. Se vi stai chiedendo perché sto zitto, non commento. Vai, ora posso riparlare. Oh, una bella troll bomb. Allora, io direi che la stanza segreta, se fosse qui, sarebbe una bella stanza segreta. Dubito, e infatti. Oddio, che pipistrelli. Ma perché mi vado a infilare in queste stanze e non so come ho fatto a non ricevere danno lì dentro? Oddio. Oddio, 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 oddio. Le mosche mi hanno parato 18 colpi, 19. Non devo prendere più danno, se no prendo danno ai cuori rossi, il che non sarebbe un gran bene. Ma non li sopporto. Basta. Per favore. Per favore. Niente. Volevo lasciare una bomba qui. Oddio santo. Niente, lasciare bombe a questi tizi. Oh, ammazzavo e le facevo un cuore di danno, sicché siamo a posto. Oh, vai, e ora l'effetto di The Devil. Effetto di The Devil aumenta il nostro danno notevolmente nella stanza in cui lo usiamo, grazie mosche, mi avete salvato.
Ma sì, ma piazziamogli anche una bomba. Per accelerare un po' il tutto. Gurdi, intanto dicono che sia una donna, non so da cosa l'hanno decretato, però. Il trucco è andare in qua e in là con questo boss. Appena vedete fa scappare via la faccia, mettetevi nel lato di là. Stare dietro non è un consiglio perché. Queste mosche. Sconfitto, perfetto. È un altro patto nel diavolo. Abbiamo sbloccato lì il Chubby. L'oggetto non ho mai trovato. E abbiamo sbloccato anche Maddalena. Stiamo sbloccando tutto. Abbiamo sbloccato la sfida dei tank, la sfida Cursed. Giù. Panio proprio. Allora, qui ci sono degli oggetti interessanti. Molto interessanti. Allora, questo fa schifo il primo. Fa sì che quando abbiamo mezzo cuore, non so, qualcosa del genere, quando prendiamo mezzo cuore di danno, non so bene come funzioni. Si attiva l'effetto di fare danno a tutta la stanza. Abbastanza danno e uccidere tutti i nemici, che sì, può sembrare cazzuto a sentirlo, ma non lo è. Questa mi pare sia la missing page number 2, non mi ricordo. Questo non mi ricordo come si chiama, ma fa sì che ogni volta che finiamo una stanza e ci avrebbe lasciato tipo una chiave, ce ne lascia due. E sarebbe buono se non fosse che noi dobbiamo arrivare alla mamma e quindi fare un altro livello e basta. Ma chi se ne frega, prendiamolo. Contract from below, ecco. E vi faccio vedere come funziona almeno. E questo è The Pentagram, che aumenta il nostro danno e basta. E basta, è tutto dire. Oh, via, siamo nei depths, nelle profondità. Sì, facciamo subito questa sfida. Tante volte ci fossero dei cuori blu. Esatto, era proprio quello che volevo. E questo no, a noi non ci interessa questo oggetto, perché questo oggetto carica gli oggetti attivi. Sono quelli che stanno in alto a sinistra, che noi non abbiamo trovato in questa partita per ora. Se lo troviamo, torniamo a prenderlo. Ovviamente. Mi pare che quando ci sono i bambini, quei feti che sputano sangue all'inizio, la terza ondata è la più facile. No, non è la più facile, però con noi che abbiamo Cupid Serrow è molto semplice, perché questi nemici andrebbero colpiti dietro. Perfetto, si può andare avanti. Oddio. Oddio. Bene, grazie. Ti adoro. Io odio questi nemici. Odio profondamente questi nemici. E odio queste statue. Sparano a distanze incredibili e ti chiappano, eh? Ma ti chiappano, fanno scherzi. Cioè, tendono a volerti chiappare tutti, però. Ecco qua in azione il nostro Contract from Below, se così si chiamava, proprio con l'esempio che avevo fatto io delle due chiavi. E la stanza ci sarebbe aspettata una chiave e lui ce ne ha fatte aspettare due. Molto bene. Funziona molto bene quando fa lo stesso effetto con i bauli. Immaginatevi. L'unico problema delle nostre lacrime è che non muovono i nemici. Non è un grossissimo problema, ma in questo caso avremmo potuto spostare. Ah, Dingo, o come si chiama, sulle spine, ma facciamo abbastanza danno per far sì che non sia un problema. Tutto ciò stavo per prendere danno, le spine fanno un cuore intero di danno. Ah, un'altra cosa curiosa sulle Tinted Rock, come ho fatto a non prendere danno lì e qui anche. Un'altra cosa curiosa sulle Tinted Rock è che più stanze andate avanti e più diventa difficile. Ah, una di qua, una di là. Più diventa difficile notarle. Perfetto. Questa è la versione Scrausa. No, Scrausa è un cavolo, perché forse è anche più potente di un boss che c'è nel gioco. Qui c'è la nostra item room. Oddio, cos'è? Mostro Slang. Oh, bellissimo. Carica lo sputo e spara tutto insieme, come un boss del gioco. E si chiama Mostro, che non abbiamo visto, strano, perché si fa sempre quasi vedere in ogni partita. Siamo abbastanza devastanti adesso. Finché non è carico al massimo, non spruta, però. E quello è il danno.
alcune più potenti, alcune meno. Fantastico. E queste sono vagine. Sì, sembrano vagine che sputano. Vabbè. Cuore blu. E niente, aspettiamo il prossimo shop a donare i dindi. Madonna, siamo devastanti. Siamo abbastanza devastanti. Questo oggetto l'avrò trovato 2 volte in vita mia. È strano, sto trovando tutti gli oggetti che non ho mai trovato. Quasi mai trovato. Una bomba per 2 bombe vale la pena, ma soprattutto perché volevo distruggere lo scheletro, perché dentro gli scheletri c'è la possibilità di trovare o cuori neri o carte. E qui ho acchiappato danno in ogni modo. Giù bombe. Vedete il contract from below? Quanto è buono contro... Cioè, quanto è buono contro? Che vuol dire quanto è buono contro? Quanto è buono... Oh. Quanto è buono con... i consumabili bombe, ci dà di tutto. Tinted Rock? Oh, sembra di no. Vorrei perdermele. Anche se il nostro problema non sono le HP. In realtà non abbiamo... nessun problema in questa partita, quello è bello. Se non che i nostri colpi devono essere caricati, ma chi se ne... Perché questi sono più duri del normale? Sì, ok, sono campioni però. Ah no, sono io che non li chiappo, ovvio. Sta pillola è Tears Down, perfetto, almeno ora ci mette ancora di più a caricare lo sputo. Proprio quello che mi serviva. Allora, ci sono stanze che non ho visitato, che teoricamente potrebbero anche non interessarmi, però quante volte ci fosse qualcosa, perché con Contract from Below è bene visitarle tutte troie, non le stanze sono troie, è bene visitarle tutte troie, sono le mosche. Cervello mori, ecco, vedi, proprio per questo, perché volevo Harry Wizard delle pillole fa sì che spariamo, se avessimo le lacrime normali, a 45 gradi rispetto a noi stessi. Sì, credo siano 45 gradi. Questo è un boss, The Hollow, che si può trovare nelle caverne. Boss forse uno dei più facili. Queste sono le merdine che sparano brimstone e sparano raggi laser. Che poi non è raggi laser, non sono raggi laser, ma sono spruzzi di sangue. Veramente orribile questa cosa. Ma dettagli. Oh, abbiamo battuto Lust, che sarebbe Lussuria. E ora battiamo. Madonna, quanto danno facciamo! E ora battiamo Superbia, siamo venuti. Liberty Cup lo lasciamo lì e prendo l'Anarchist Book, l'Anarchist Cookbook, libro di cucina dell'anarchista, qualcosa del genere mi pare, che fa sì che evochiamo bombe in tutta la stanza. Ve lo farò vedere contro il boss. 30 minuti, sul serio? 30 minuti? Andrebbe battuta anche la mamma in 20. Ecco, mostro 2. Ok, al prossimo salto usiamo, eccolo qua. E ovviamente qual è il problema di quell'oggetto? Che chiappiamo danno anche noi. Certo, perché se no era troppo bello, se no. Gli facciamo danno, ma nemmeno troppo. Ehi, ragazzo. Dai, schianta. Quanto ci avrà a morire? Mosca, mosca, dai, su, fai la brava. The Belt aumenta la nostra velocità. E direi che ci serve. Siamo abbastanza lenti. Oh, The Pact. Il patto. Cuori neri li accetto volentieri e questo lo prendo subito. Abbiamo sbloccato Azazel perché abbiamo fatto 3 patti con il demonio.
aumenta il nostro danno e il nostro rate del fuoco, cioè il tempo in cui carichiamo questo, ma mi spara molto vicini. In più siamo diventati neri, questo non lo sapevo che faceva diventare neri, però ci ha dato anche due cuori blu. Due o tre? No, due, due. Due cuori blu ci dovrebbe aver dato. Siamo su Yorick, che è una stanza speciale. Una stanza a baule. Oddio santo! Che oggetto! Io penso la partita è proprio finita. Allora, Goathead è inutile, perché ci permette di avere un patto col demonio sicuro in ogni livello. Ma noi, essendo all'ultimo, niente da fare. Mentre Enrique Zed aumenta il nostro danno in modo smisurato, infatti vedete la grandezza delle nostre lacrime adesso, e lo fa in base ad una percentuale numerica. Madonna santa e benedetta, prendere un cuore di danno così è bellissimo. Si macina, che è una bellezza. Toh. Oh via, Anarchist che io come si chiama? Lì è carico. La testa di Gappi. Bella. Crea mosche. E avendo preso Hive Mind, l'oggetto che c'era all'inizio, che rende. Non ne ho parlato perché non ci serviva in quel momento. Sto molto stupido a parte mia, devo dirlo. Rende le nostre mosche, i nostri ragni più grandi e ovviamente che fanno più danno. Tutti morti. La testa di Gappi, qui c'è una cosa molto curiosa e carina. Gappi è il gatto del programmatore che è morto di recente, credo. Ora no, di recente no, però sarà passato un annetto, boh, non lo so, insomma, una cosa del genere. Poi come sempre, è un'informazione sentita detta da Fab. Ho un plotone di mosche intorno a me. È il gatto del programmatore e non solo. Ci sono diversi oggetti di gatto in questo gioco, tipo 5, 4 o 5. No, forse 4. 5. Boh, insomma, te esplodi. Questi sono i mendicanti che in cambio di denaro ci danno oggetti consumabili e dopo un tot ci danno anche oggetti speciali, alle volte HP. Quella carta non la prendete mai perché è The Magician. La leggenda narra che sia Magician. 24 monete, non me ne faccio di niente, doneremo tutto, sperando che nello shop non ci sia un caro amico. Oddio. Oddio. Item room. Bloody Friend, come si chiama? Headless Baby. Ah, Bloody Friend. Cioè mi ricordavo la descrizione sotto e non il nome. Questo è un oggetto del patto col diavolo. E ci segue, fa quella scia di sangue come facevano i cervelli e quell'altra. Perfetto, non c'è il nostro amico nello shop. E cosa stavo dicendo? Sì, è un oggetto di patto del diavolo e fa danno con il sangue e ci segue. Utile sì e no. Allora, questo è 9 volt e questo qui nel mezzo e non lo prenderemo perché ho preso la batteria, non lo so. Non lo prenderemo perché aumenta la velocità con cui si ricarica l'oggetto attivo che è lassù. Donando soldi sblocchiamo oggetti. Abbiamo sbloccato Blue Map, che apparirà sia in qualsiasi posto possibile, nelle item room, ok, credo, e anche nello shop. E abbiamo aumentato anche lo shop, che ora al posto di due oggetti ne avrà sempre tre. Avevi visto prima, capitava uno shop con due oggetti, d'ora in poi sempre tre. Quindi un oggetto sicuro in ogni shop. Ok, fine della partita. Siamo dalla mamma. Abbiamo parlato abbastanza. Io ho la gola secca da quanto ho parlato. Sto registrando a luna di notte, fa caldo. E questa è la mamma. Facciamo un danno tremendo.
Ma tremendo, eh? Fine. Questo è il finale. E niente, è finito. Abbiamo sbloccato The Womb, che vedremo la prossima volta, e la sfida The Purist, nonché gli Hellbring Rares e a Cube of Meat più Ball of Bandages, che è un riferimento a Super Meat Boy, che non ho mai giocato, ma che mi ispirerebbe a giocare. E quei quattro li vedremo. Ah, chi saranno? E a loro sono abbinati The Cube of Meat e Ball of Bandages, per l'appunto. Come vedete nell'immaginina, me, mom, Isaac. E quindi termina qui questo primo episodio di The Binding of Isaac Rebirth. Noi ci vediamo al prossimo episodio, che farò sicuramente, perché la serie di Binding of Isaac la fo contro tutto proprio, perché è eccezionale questo gioco, merita tutto, e nonché divertente e pressoché infinito, vabbè, non proprio infinito, però teoricamente tendente all'infinito. E se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere. E noi ci si vede quando ci si rivede, vedrai.